ci occupiamo un po' di questo incontro che c'è stato oggi pomeriggio alla Teuco. Ne parliamo con Luca Marconi, che come consigliere regionale ha partecipato a questo incontro. Intanto lo salutiamo, buonasera Luca. Sì, buonasera. Allora, com'è andata? Chi c'era innanzitutto? Ecco, bravo. Diciamo, l'incontro è stato promosso al sindaco di Monterubone, Orlando Pegore, in accordo con i sindaci di Recanati e Potenza Vicena. Quindi c'erano tutti e tre i sindaci? Beh, loro l'hanno proposto. Poi l'obiettivo era un confronto largo, naturalmente con le rappresentanze di base, i sindacati, i lavoratori della Teuco, la proprietà, che è venuta con un direttore generale e non con l'amministratore delegato, quindi c'era una prima cosa che non è andata secondo i desiderati dei proponenti, e poi c'eravamo noi della regione con l'assessore Loretta Bravi, e lo dice anche lei, e il dottor Montanini, che è dirigente del settore lavoro. Quindi tutti, diciamo tutti gli interlocutori che chi per un verso, chi per un altro, stanno dentro una delle 59 situazioni di crisi della regione. Dette così sembra tanti, in realtà non sono neanche tante. Il problema è che se queste situazioni di crisi riguardassero tutta azienda della Venezia Stradevo sarebbe un dramma. Per fortuna non è così, ma comunque ci stanno. Senti, ma il direttore generale chi è? Guarda, ti ricordi? Non c'ho adesso in questo momento, ma è corto per strada, non c'ho sotto mano gli appunti che ho preso lì, quindi ricordo a memoria, non l'ho visto mai, l'accento un veneto, ma hanno detto bene i sindaci, un anonimo rispetto alla struttura, c'è una persona dopo, c'erano anche altri dirigenti interni della Teuco. Naturalmente l'incontro era riservato, anche se i dipendenti, almeno una 60-70 che erano presenti con il presidio, hanno fatto subito un'assemblea, quindi credo che i sindacati hanno già comunicato tutto quello che è stato detto lì e forse lo faranno sapere alla stampa, io questo non lo so. Quello che è successo è che in 2 ore e mezza circa c'è stata un'interlocuzione molto serrata, sempre un po' così preoccupati di rompere le uova nel paniere, per cui io sono stato zitto fino alla fine. Per me è una cosa difficilissima, perché sentivo puzza di bruciato e non mi piaceva il modo in cui le cose ci venivano spiegate. Lascio perdere tutti i passaggi con i quali è stata ricostruita la vicenda, perché qui, perché là, perché purtroppo a stella non serve a nulla. Ma la considerazione un po' così deludente, sconfortante, è che una società che appena 2 anni fa ha comprato, dicono anche con una consistente partecipazione alla situazione debitoria del passato da parte della finanziaria dei Guzzini, quindi non è che sia entrata nuda e cruda, all'oggi non abbia sostanzialmente investito nulla, e ci dice l'azienda soldi da buttare non ha. Le banche hanno tolto tutti gli affidamenti, da svariati milioni sono scesi a 1,5 milioni, dice non ci basta neanche per le utenze. I clienti si stanno approfittando, per cui ci stanno alcuni che pagano, ma molti che non pagano, e quindi anche lì è montati almeno 2 milioni di crediti non riscossi. Banche, quello niente, e quindi. Com'è? Non ho capito l'ultima parte. No, tutti niente. Ho capito. No, ma anche niente, l'azienda niente, niente di niente, quindi loro allo stato attuale non sono in condizione di riprendere la produzione. Benissimo. È il quadro che le riguarda. A questo punto si sono, come dire, lavorate le ipotesi, perché a questo punto potrebbe essere interessante anche procedere rapidamente al fallimento e vedere se c'è un rilancio da parte di qualcuno che possa essere interessata a comprare in condizioni diverse dalla la massa debitoria. Cioè. La proprietà a questo punto fa sapere che quanto apparso sulla stampa è vero, cioè esiste un'offerta unilaterale vincolante da parte di una società, naturalmente non ci hanno detto quale, e con nessuna scadenza temporale. Un'offerta abbastanza strana. Vincolante significa
che la parte che ha fatto l'offerta di acquisto si vincola alla risposta della cettina, cioè dell'attuale proprietario, 80%, il resto 20% della firma, che sono loro a trattare, anche se poi in caso di cessione dell'azienda deve essere l'assemblea dei soci, quindi tutti e due i soci, seppur con quote molto differenziate, a dover assumere la decisione finale. Vincolante significa che se l'attuale proprietà avesse detto alla data di 15-20 giorni fa, quando l'offerta è stata fatta, avesse detto sì, chi ha fatto l'offerta non si può più tirare indietro. Quindi in qualsiasi momento, se stasera dicono sì, siamo d'accordo, acquistate, e questo sì non è arrivato, cioè non hanno accettato questa offerta di acquisto perché ritengono di dover fare una trattativa che, a mia domanda precisa, non era stata fatta fino a un certo punto, l'ho fatta in maniera molto precisa, ho detto ma è una questione di prezzo, quanto ci avete guadagnato su sta roba? Poi altri hanno rinforzato anche questo ragionamento, dice no, non è una questione di prezzo, anzi il prezzo sarà l'ultima cosa, mi sono tutta una serie di garanzie perché noi ci teniamo che la Deco continui a produrre, che gli operai, i dipendenti, impiegati, i tecnici siano salvati il più possibile, perché c'è qualcosa da fare. Vabbè. Questo è quanto, ma non c'è un'indicazione sul tempo, e a questo punto questi sindacali abbastanza scoglionati, cioè si dice ma se non ci date certezze. A tutto questo Asterio, che diciamo sul piano della strategia finale, sul quale poi l'assessore Bravi ha molto insistito, ci ha detto va bene, mettiamo anche in conto la chiusura, su quello poi la regione farà quello che deve fare, cioè gli ammortizzatori sociali, cioè, però prima di arrivare a questo vogliamo vedere che cosa si può fare nel mentre. Nel mentre, ha detto l'assessore Bravi, noi siamo in condizione di garantire la cassa straordinaria, cassa integrazione straordinaria per tutto il 2017, ma a una condizione, cioè che la proprietà presenti un piano di risanamento, un piano di rilancio, un piano industriale. E questo faceva parte di un accordo firmato mesi fa in cui l'azienda si era impegnata a fare questo piano. Beh, dal dicembre dell'anno scorso. Che non c'è. Quindi in assenza di questo, 7-8 mesi fa, in assenza di questo piano, anche la stessa cassa integrazione è a rischio. Quindi è una situazione veramente strana, ma potremmo dire anche abbastanza balorda, ma non tanto perché alla fine il risultato sarà più o meno negativo, perché diciamo come sono andate le cose negli ultimi 2 anni è difficile immaginarlo, ma perché c'è l'incertezza, cioè quello che tutti gli interlocutori, naturalmente esclusa la proprietà, hanno rilevato è la poca chiarezza e l'incertezza. Di fronte a questo il ragionamento dell'azienda, che può anche starci, dice finché non abbiamo una certezza sulla soluzione che andiamo ad adottare, che vorremmo adottare, non apriamo il confronto con nessuno. Cioè noi ci confronteremo nel momento in cui sappiamo che possiamo vendere a determinate condizioni, e allora diremo le condizioni che possiamo accettare sono queste, che sono l'organico deve essere ulteriormente ridotto, oppure 100 continuano, 60 vanno in formazione, anche questa promessa dall'assessore Bravi, se c'è bisogno c'è una filiera che riguarda gomme plastiche e quindi potrebbero essere inseriti in questo progetto di qualificazione formativa, insomma tutto quello che si può fare, naturalmente ognuno con le leve che c'ha, naturalmente perché non altro, e chiaramente i sindaci sono posti come diciamo istanza e dico morale, più di questo oggettivamente i comuni non possono fare, perché non è che possono, certo, le tasche a loro mettere soldi. La regione si è spinta anche a immaginare, oltre la cassa integrazione, un intervento di un paio di mesi massimo, oltre quei limiti, per dire se può servire la proprietà, però si è ricevuto l'impressione che forse non ho mai partecipato a queste robe, è la prima volta che ci vado, però insomma poi con qualche sindaco, quelli che interloquivano, mi è parso chiaro che la situazione è un pochettino ingarbugliata, e questa società che ha preso l'azienda stranamente dopo neanche un anno scopre di aver sbagliato, perché dice beh qui le cose vanno peggio di quello che immaginavamo, e su questo è un po' difficile crederci, lo che dici. Una grande società multinazionale tedesca, finanziaria, che ha varie società, fra cui questa, che interviene su sta roba, e questi scoprono dopo un po' che non funziona, ma non è che la situazione del Deco era critica da
pochi mesi, è critica da anni. E tra altre cose, la proprietà originaria dei Guzzini è rimasta lì dentro, cioè si è assunta la responsabilità anche nei confronti del pacchetto debitorio. Girano cifre su cospicui interventi che la Guzzini avrebbe fatto, quindi vuol dire non è che erano all'oscuro le tutte, è stato messo tutto sotto, quindi l'hanno presa e poi dicono ci abbiamo provato, però non era male. Cioè su sti passaggi qualche cosa non convince. Perché dico questo? Non vuoi attribuire più attenzione a nessuno, dico questo perché dico se tutto questo è vero, qual è il vero atteggiamento in questo momento? Cioè paventiamo un'ipotesi di vendimento del marchio, allora a sto punto non è un meglio esperimento. Cioè alla fine di tutto quello che c'è, visto che tanti stabilimenti a stero di quella immensa proporzione, chi te li piglia? Cioè non è che oggi mancano i capannoni industriali o commerciali, no? Se ne stanno a profusione e non sono stati, quindi non è un capitale spendibile almeno al breve, neanche nel medio periodo. C'è un know-how, c'è una conoscenza professionale di dipendenti ancora relativamente giovani, quindi almeno per 15-20 anni utilizzabili, e quindi su un prodotto tra altre cose anche abbastanza raro, perché una cosa che abbiamo detto è che qui non si tratta della solita fabbrica delle scarpe che dice vabbè licenza 80 persone, le recuperiamo presso altre aziende e se mandi via su tutti i 160, perché tu la trovi in azienda come la devo su tutto il territorio, non c'è una possibilità, una spendibilità di queste professionalità, certo, tecnico e operaie. Non so se sono riuscito, perché ripeto, l'incontro è durato 2 ore e mezzo e devo dire anche molto fitto, cioè non è stato un incontro retorico, un chiacchierare, un incontro in cui si è cercato di carpire qualche informazione, ma si è visto che l'interlocutore era ben preparato a non dire più di tanto, o forse perché non può neanche dire, che non può scoprire che altro una trattativa delicata, però il sindacato farà la sua riflessione, quindi sentiteli, perché probabilmente se stanno in assemblea, adesso sarà difficile sentirli in immediato. Non lo so se stanno in assemblea, io sono uscito visto che rientrano tutti dalla strada, probabilmente se saranno riuniti da qualche parte, ovviamente i rappresentanti erano una quindicina, riferivano ai loro colleghi, quello, non solo i colleghi, perché c'era anche responsabili sindacali provinciali e regionali che seguono la vicenda, insomma. Certo. Senti, non sentirli oggi, ma nei prossimi giorni. Oggi è quello che conta. No, senti Luca, ma a questo punto, quindi, se la situazione aziendale è quella che sapevamo, che tu ci hai confermato nella tua descrizione, no, adesso l'aspetto debitorio è emerso in maniera molto più chiara da parte dell'azienda, e quindi l'unica alternativa o l'unico spiraio potrebbe essere il fatto che si concluda questa compravendita con questo accordo con questa azienda del nord, con questa ditta del nord, con questo compratore del nord, diciamo così, del nord, non si sa, comunque dicono che sia del nord. Non c'è rilancio da parte attuale proprietà. Non c'è. Quindi il piano di rilancio che chiede Loretta Bravi non ci sarà mai. Quindi perché parli? Non ha risposto, non l'hanno fatto e continua a non fare, neanche rispondono. Quindi la cassa integrazione quando sarà terminata scatteranno le. Speriamo che nel corso del mese d'ottobre, se si chiude l'acquisto. È chiaro che chi acquista, se va a produrre, e non stiamo comprando soltanto il marchio a stereo, perché questo è il vero punto, non stiamo vendendo solo il marchio, ma è una vendita vera, come hanno sostenuto oggi, se c'è una vendita vera è chiaro che quello che compra c'ha anche il suo piano, quindi magari chiederà qualche altra settimana di cassa integrazione e poi dirà mi organizzo e riparto con la proprietà. Intanto però avremo tutelato i dipendenti che riceveranno tutto quello che devono ricevere, anche di arretrare eccetera. Però poi parte la produzione, perché se non parte mai la produzione a stereo, a quel punto la terza ipotesi appunto è quella della messa in liquidazione in tribunale, e a quel punto si ricomincia una storia nuova e non è detto che sia per forza peggiore di quello che abbiamo immaginato, perché sentendo qualcuno dice ma a questo punto piuttosto che andare avanti con questa agonia infinita che non si chiude mai, no? Che non si vede mai la luce, è meglio dare un taglio e ripartire magari con qualcuno che un domani sarà in condizione, una volta che acquisito. Certo, i tempi
si sospendono un po' per tutti, perché se va in fallimento l'acquisto era un nuovo che riparte, come minimo marzo aprile, cioè come minimo 6-7 mesi, e parliamo dei tempi abbastanza celeri, però se può fare. A questo punto domanda di tutti, ecco perché sbrigarsi, cioè perché se continua a stupire in molla anche il valore del marchio nel campo produttivo, no? Il famoso brand, dura oppure no? Cioè qual è l'immagine, no? Certo. Che il mercato percepisce da Devo, sapendo che comunque ci stanno ancora richieste di prodotto, cioè richieste di forniture ce ne stanno, però ecco, bisogna sbrigarsi, quindi qui si è detto che alla fine il fattore tempo diventa decisivo su tutto. Perché se va in fallimento l'azienda può essere acquistata senza l'acquisto dei crediti e debiti. Esatto, veramente l'azienda viene come di spezzettata, nel senso che poi il giudice fallimentare vende i marchi a parte, vende tutto insieme, decide lui, può vendere i macchinari, può vendere l'immobile, però intanto potrebbe dire guarda, per salvare la produzione, come successe in altri casi, intanto metti in affitto, per esempio, due capannoni su 10, non so quanti ce n'è, l'enormità, metto in affitto due padiglioni a uno che nel frattempo, avendo comprato il marchio, mi fa ripartire la produzione. Questo è anche l'interesse del liquidatore, perché no, comunque l'entrata che c'ha dopo la liquidazione a volte durano anni, no? I fallimenti, però intanto dice c'ho un periodo di tempo a disposizione e anche me dà, che ne so, 100.000 euro d'affitto al mese e tutti i soldi che mi arrivano e ci posso pagare i creditori dell'azienda. Certo, è un privato, quindi la ripresa, almeno la produzione di alcuni settori. Però il vero punto appunto a sera è quello, è trovare l'industriale, cioè ci vuole l'industriale, cioè quello vero. Non una società tedesca come questa che ha dato un po' l'impressione che non è capito bene, perché io gli ho fatto anche l'esempio, dice sai qui non si sta a vendere una drogheria, e io ho detto io di da me non ho comprato manco una drogheria, ma non voglio pretendere, io ho detto di insegnare il mestiere al suo direttore, dico, però mi sembra abbastanza strano che lei sta vendendo un prodotto e non c'ha neanche un piano per rilanciarlo, per il compra. Ma scusami Luca, però se glielo regala forse è bene, perché deve piazzo con tutti i debiti, con i dipendenti da pagare, con decine di milioni di debito, non potrà pensare, con le banche che non gli danno la lira, quanti ce ne deve mettere? E voi quanti ce ne avete messi? Questa è la risposta. Senti Luca, ma perché la cassa di prezzo è questione di cose? No, ti volevo dire, ma la cassa integrazione non doveva durare sino alla fine dell'anno? Non ho capito, scusa, la cassa integrazione non sarebbe dovuta durare sino alla fine dell'anno, secondo l'accordo, per tutto il 2017? Sì, va avanti con quella, però la regione ha paventato il rischio. La cassa integrazione straordinaria, Stero, viene data per legge se c'è un piano di recupero, se no. Beh, per quale periodo? Oltre il 2017? Un anno. Ancora un anno, quindi? No, un anno a partire dal 1 gennaio. Già è cominciata. Cioè, appunto. Mi sembra che questa proprietà sia soprattutto interessata a vedere sistemato tutto quello che può essere sistemato. Cioè l'importante è che non paga. Quando l'assessore ha buttato lì 2 mesi in più, oltre la cassa straordinaria, cassa integrazione straordinaria. Due mesi in più significa. Interessante, vediamo. Vediamo un attimo che caccia i soldi, cioè il pubblico interviene, ma loro zero. Quindi noi aspettiamo. 2 mesi in più sarebbe gennaio-febbraio. Al limite, però anche quelli devono arrivare se c'è una prospettiva. Se c'è un piano di rilancio, se c'è un piano industriale, certo. Dice, se c'è una prospettiva, dici io, e serve in anti due mesi ci rimettiamo noi come regione, poi il dipendente rinuncia a un periodo di stipendio sperando di recuperarlo, cioè, se trova una forma, se ce l'arriva fino ad aprile, perché fino ad aprile non ce l'arriva, non si può pagare, ma questa fa parte di una trattativa, poi ognuno chiaramente sceglie, così può essere anche dipendente che prossimo alla pensione dice guarda, a me impiccarmi in maniera più perché non ce li vedo più, e anni avanti sto storia. Però ecco, tutte queste robe bisognerebbe almeno, diciamo che l'importanza di questo incontro, che è stato, come dire, da questo punto di vista di soddisfazione, non per i risultati, ma per tutto quello che ha fatto emergere. Cioè almeno è venuta a galla una serie di cose, diciamo le uova, abbiamo bollito le uova,
alcune si sono aperte e si è viste e altre non si sono aperte. Il tempo che si è dato attualmente alla proprietà è il 31 ottobre. Chiaro, ho sentito una certa sfiducia, anzi un po' una certa incazzatura rispetto all'ennesima scadenza, perché è giugno, è poi luglio, è poi agosto, però mi sembra di aver capito che è un po' la storia che si ripete dappertutto a Stelio, cioè nel senso che chiaramente chi è sulla gradicola perché sta perdendo un lavoro e vorrebbe subito risposte, la proprietà che ha altro tipo di esigenze chiaramente se la porta per le lunghe finché può e dopo. D'altra parte poi gli strumenti finali quali possono essere? Solo muovere tutte le leve per arrivare al fallimento, questa è l'unica cosa con cui tu puoi danneggiare o dar contro la politica dell'attuale proprietà. Perché sennò che gli fai gli scioperi è chiusa. Cioè, tant'è vero che i sindacati hanno precisato, dice noi stiamo facendo sciopero, non sono ridicoli se sciopero, se interrompa l'attività lavorativa, noi stiamo facendo un presidio, almeno per la gente che ne passa tanta lungo la vicina, che esiste questo tipo di realtà, serve per rendere un po' un'evidenza pubblica a questo tipo di difficoltà. Benissimo Luca, e niente, possiamo lasciarci qui allora con il proposito magari di risentirci qualora dovesse anche se appunto abbiamo il padrone d'Italia che ci aiuti non solo in questa ma in tante situazioni. Certo Astero, se non c'è uno scatto, io ho provato anche quando c'è stata l'assemblea e poi chiediamo della Tegoli a salvare il popolo, la prima volta che sono stato invitato, sì, sono andato. E io provo anche a dire che qui in effetti un problema finanziario ce l'abbiamo, cioè noi ce l'abbiamo, è giusto che le banche diano i soldi secondo i criteri di mercato, perché sennò come stanno a dare in economia, come fatto nel passato, con l'IRI, no, l'IRI è una grande banca del Stato, una grande industria del Stato, con dietro le banche del Stato abbiamo fatto. Pronto? Pronto ci sei? Vabbè, non ci sei. Allora, a questo punto, visto che la conversazione si è interrotta bruscamente, ma pronto? Sì, adesso ti sento. No, allora chiudiamo. Sei sempre in linea, Luca? No, almeno io non ti sento, quindi non possiamo continuare. Allora, così, ecco, infatti è caduta la comunicazione. Allora, chiudiamo qui, dicevo, questo collegamento. Abbiamo capito comunque come è andato questo incontro. Adesso vedremo se riusciamo anche a portare ai nostri microfoni un rappresentante sindacale, perché da questo punto di vista è buio pesto, nel senso che nessuno risponde. A fra poco.